Apriamo subito la puntata in compagnia dell'oroscopo musicale. Bentornati all'oroscopo musicale. Oggi è compleanno e sotto il segno dei pesci nasce una cantante di musica dance italiana. A Genova nel 1968 nasceva Sabrina Salerno. Sin da bambina venne accudita da una sorella di sua nonna. Dai 5 ai 15 anni si trasferì a Sanremo, dove visse con i nonni. Tornata a Genova studiò liceo linguistico e nel 1984 partecipò al concorso di bellezza di Miss Lido, vincendolo. In seguito vinse il titolo di Miss Liguria, che le permise di partecipare a Miss Italia. Esordì in televisione nel 1985 affiancando Nino Manfredi e Johnny Dorelli nella quarta edizione del popolare show del sabato sera, premiatissima su Canale 5. Come cantante ha esordito nel 1986 con il singolo Sexy Girl, prodotto da Claudio Cecchetto. Nel 1987 pubblicò il suo album di esordio, Sabrina, che oltre al primo singolo Sex Girl conteneva nuovi brani e cover che riscossero successo internazionale, prima e su tutte Boys Summertime Love. Pensate che conquistò la terza posizione della classifica britannica, trovandosi preceduta solo da Michael Jackson e Madonna. Da gennaio a giugno 1990 affianca Raffaella Carrà nella conduzione del programma di Rai 2, Raffaella venerdì, sabato e domenica, e nel programma Saranno famosi. Nel marzo dello stesso anno incide il singolo Yeah Yeah e pubblicò in Europa e Sud America il suo terzo album di inediti, Over the Pop, partecipando per la quinta volta al Festival Bar. Sempre nello stesso anno uscì Super Remix, che conteneva i suoi più importanti singoli in versione remix. L'anno successivo, 1991, incide la sua prima canzone in lingua italiana, Siamo donne, con Joe Squillo, con cui le due cantanti partecipano al Festival di Sanremo di quell'anno. Esordì anche in teatro nel 1995 con la commedia I Cavalieri della Tavola Rotonda. Fu protagonista anche in un'altra commedia teatrale, sempre di Alessandro Capone, la commedia Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Nell'estate del 1998 conduce con Carlo Conti il programma su Rai 1 Cocco di Mamma, mentre nell'anno successivo riprende la tournée teatrale. È stata anche protagonista di un musical Emozioni, diretto da Sergio Iapino con Ambra Angiolini e Vladimir Luxuria. Il musical ha ottenuto un grandissimo successo, portando alla cantante critiche molto positive. Nel 2002 invece fa parte come inviata nel programma Matricole e Meteore. Il 16 febbraio 2009 entra a sorpresa nella casa del Grande Fratello per cantare assieme ai concorrenti Siamo Donne, prova canora della settimana. Nel febbraio 2020 viene scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, prendendo parte alla seconda ed all'ultima serata del festival. Nel 1994 si fidanza con l'imprenditore tessile Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito Luca Maria, avuto dal compagno, diventando suo marito nel 2006. Alcune curiosità di questa bella e grande artista. Ha più volte riportato in alcune interviste di aver avuto un rapporto molto conflittuale con il suo papà, conosciuto solo a 12 anni ed è stato assente durante tutta la sua vita.
Da parte del papà ha una sorellastra, Emanuela, mai riconosciuta da quest'ultimo. Si è ricongiunta alla Salerno solo alla metà degli anni 2000. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi abbraccio, siamo sempre in diretta dalla SLM Sound Live Music di Pineto, Accademia dello Spettacolo. Vi auguro buon fine settimana e un grande, grande saluto da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!